Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Lele King TV. Quest'oggi apriremo ben 10 pacchetti di calciatori 2016-2017 e cercheremo di finire questa collezione. Come al solito faremo lo spacchettamento, più faremo il ce l'ho mi manca, che a questo punto mancano veramente poche figurine alla fine, e cercheremo a fare una top 11 delle figurine che troviamo, dei calciatori che troviamo. Allora iniziamo subito lo spacchettamento senza pensarci due volte. Vabbè, il cartoncino non hai vinto, non ci interessa. Scudetto di Perugia e Pisa, tre calciatori del Cesena. Troviamo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, Kurtic, centrocampista dell'Atalanta, e Koulibaly, difensore del Napoli. Per adesso sono titolari. Cercheremo a fare sempre un 4-3-3, che è la mia formazione preferita. Anche per chi mi segue su i giochi, sa che non gioco sempre col 4-3-3. Quindi sui gameplay, sempre 4-3-3. Bacca, eccolo qui. Sarà titolare per adesso. Tre calciatori del Verona. Diawarra del Napoli. Badu dell'Udinese. Badu per adesso prende il posto, visto che noi giochiamo tre centrocampisti, di Freuler, e poi c'è Conco, difensore dell'Atalanta, che adesso gioca perché non ci sono altri difensori. Allora, apriamo un altro pacchetto. Come al solito non hai vinto bene. Troviamo un attaccante che è Kalinic della Fiorentina, mettiamo titolare. Tre giocatori del Brescia, troviamo Gigione Buffon che è titolarissimo tra i portieri. Poi troviamo la formazione della Roma e Sturaro, centrocampista, che per adesso lo mettiamo, no, per adesso lo mettiamo in panchina, lo facciamo giocare. I centrocampisti stiamo al completo, dobbiamo trovare solo qualcuno più forte di tre che abbiamo qui. Pepe, centrocampista del Pescara, via. Tre giocatori del Latina, via. De Paul, centrocampista dell'Udinese, De Paul, De Paul, lo mettiamo a posto di Batu. Poi troviamo Cricis del Napoli, titolare, e Dramé dell'Atalanta, titolare, visto che ci mancavano due difensori per completare i quattro. Non hai vinto, va bene. Scudetto della Fiorentina, tre giocatori del Brescia, formazione del Vercelli, e poi abbiamo Gentiletti, difensore, ma lo scartiamo, e Veloso, Miguel Veloso, lo mettiamo a posto di De Paul nei nostri tre di centrocampo. Poi c'è Luciano Spalletti, allenatore della Roma in questa stagione. I tre della Salernitana li leviamo. Mitrita del Pescara, via. Praet della Samp, via. Portiere Storari, via. Del Cagliari. Lasciamo Buffon. Non hai vinto, va bene. Troviamo in attacco Zapata. E lo mettiamo titolare anche perché non abbiamo, ci mancava un altro attaccante. 3 del Vicenza, poi troviamo Poli a centrocampo. Poli, non lo mettiamo. Adesso Khedira, Khedira sì, Khedira sì. Khedira lo leviamo Diawarra. E Manuel Locatelli del Milan. Locatelli lo leviamo per adesso. Terz'ultimo pacchetto, abbiamo trovato Caprari, che lo leviamo, 3 del Brescia, Ricky Alves, via, Fiorillo, via, Salamon, difensore del Cagliari, via. Quindi per adesso stiamo mantenendo la formazione così come l'abbiamo iniziata. Poi abbiamo Gilardino,
dell'Empoli, via. 3 del Brescia, via. Yayalo del Palermo, via. Adesso lasciamo il centrocampo così. La squadra della Juventus e Zambelli, difensore dell'Empoli. Ah, ultimo pacchetto, troviamo lo scudetto del Sassuolo. 3 dello Spezia. Condobbia, via. Fiorillo, via. E Chrisetting, via. Ragazzi, quindi la formazione di questo spacchettamento, almeno per quanto mi riguarda, è Buffon, Dramé, Koulibaly, Kričes, Konko e a centrocampo Miguel Veloso, Kurtic, Khedira, in attacco Zapata, Bacca e Kalinic. Fatemi sapere sotto se voi avreste fatto un'altra formazione e scrivete quale formazione avreste fatto con le figurine che abbiamo trovato. E intanto mi sistemo le figurine e iniziamo, il cielo mi manca. Allora, ragazzi, abbiamo sistemato tutte le figurine per comodità. Voglio iniziare dall'ultimo, in modo così facciamo questo ce l'ho mi manca in modo un po' più veloce. Allora, vediamo che figurine ci mancano. Allora, manca qui da Serie B, praticamente mi sa che abbiamo quasi terminato tutto. Allora, la 636, vediamo se l'abbiamo trovata. No, la 636, niente, non l'abbiamo trovata. Quindi questa volta faremo al contrario, ce l'ho mi manca, senza andare a vedere figurina per figurina, che sono tante e non mi sembra il caso. 603, 603, 603, niente, e 5 e 93, 582, nada. Ok, qui manca poi vabbè, tutto il film del campione del calciomercato, queste ce l'ho però, poi le attaccheremo insieme. 570, niente. 562, non l'abbiamo trovata manco questa volta. Poi ci manca la 554 e non ce l'abbiamo. 545 l'Udinese, niente. 539, niente. Allora, qui 633 e 533, 532, niente, 517, nada. Vediamo se abbiamo trovato la 503, no. E 487, niente. Stessa cosa, 480 e 475. 457, Pugioni. Non l'abbiamo trovato in manco Pugioni. Della Roma ci manca la 449 e non l'abbiamo trovata, che è la maglietta. Poi ci manca la 440, 430 e 435, uguale, idem, non abbiamo trovato. 422 e 420 del Pescara, niente. 412 ci manca, che è Aquilani. Niente, non riesco a trovarlo, Aquilani. Quanto mancano poche figurine, è sempre così, è sempre difficile. Qui ci manca la 394 del Palermo e la 393, che ugualmente non abbiamo trovato. Poi la formazione ce l'abbiamo tutta. Del Napoli, il Napoli se non sbaglio ce l'ho completissimo. Sì, il Napoli è completissimo. Del Milan ci manca la 335, che non mi sembra che abbiamo trovato, però adesso sbirciamo, no, niente. Poi la formazione ce l'abbiamo tutta. Della Lazio non mi manca niente, ce l'ho completa. Della Juventus la 282, che è lo scudetto. Niente, abbiamo trovato 283, che è la formazione, non lo scudetto. E poi della Juventus ci manca la 257, Barzagli, che non mi pare che c'è, infatti non c'è Barzagli. Dell'Inter ci manca la 254 e niente. Del Genoa ci manca 220, Pandev, e non l'abbiamo trovato. Della Fiorentina ci manca la 199,
Niente, abbiamo trovato la 198, lo scudetto, ci siamo andati vicino, ma niente di fatto. Poi la squadra ce l'abbiamo tutta, completa. E dell'Empoli ci manca il Mister 172, niente. Sempre l'Empoli ci manca 164 e 162, ne abbiamo trovato la 164 che è Gilardino e la 158 che non ci abbiamo e 145 uguale che non abbiamo trovato. Del Crotone 144 e 139 non abbiamo trovate. Rischiamo di non attaccare nessuna figurina. Qui non abbiamo trovato nessuno del Chievo Verona, nel quale ci mancano ancora due figurine. Qua ci manca la 68 Pisacane, invece abbiamo trovato 164, la 64. Qui ci manca la 60, il mister del Bologna, niente. E poi dell'Atalanta la 23, invece abbiamo trovato la 20, la 16, la 12, però abbiamo trovato la 11 che mi manca tra me. Qui abbiamo messo soltanto una figurina. Record, eh? Vai! Quindi questo ce l'ho, mi manca. Non è stato molto positivo, ma è una cosa che immaginavo, ragazzi. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!